Oggi cade cristiano bisogna soprattutto e prima di tutto della cosa che però è più difficile, quello di trasformare un po' un impegno che a volte veniva dato così come buona volontà, come disponibilità, in un vero e proprio servizio di chiesa che impegna a livello di preparazione, perché siamo in una fase di profondo cambiamento nel quale la catechesi, così come le stesse catechiste a volte l'hanno conosciuta, non ha nessun senso. Quindi c'è bisogno di un rinnovamento profondo che non è difficile, però non è impossibile, perché gran parte delle catechiste, come madri, come nonne a volte, no? Oggi le nonne sono giovani, oppure come giovani adulte, lo fanno già in famiglia, solo che c'è da abbinare questa mentalità, che il rinnovamento vale anche per quello che riguarda la Chiesa, perché oggi testi che dicono fai così non ci sono ed è anche meglio. Allora bisogna imparare mettendosi insieme, tirando fuori ognuno quello che ha di più genuino, di più creativo. Una cosa che secondo me è abbastanza preziosa e anche un po' è rara è cercare di presentare il Vangelo, ma la Bibbia in genere, come un libro affascinante che parla di persone affascinanti, in modo particolare di Gesù, come uomo affascinante. Cioè non facciamo un riferimento alla Bibbia di tipo scolastico, di tipo spiegazioni, ma cerchiamo di leggere quello che sotto di umano c'è nei Vangeli, che a volte viene trascurato e che per i ragazzi molte volte è il punto d'aggancio migliore. Annunceremo che tu sei verità, lo grideremo dai tetti della nostra città, senza paura anche tu.